ma principalmente andiamo a vedere come programmare, cioè quali sono i migliori metodi per progredire più velocemente per apprendere queste skill. Siccome avevo già fatto un workshop con Peppe, l'avevamo fatto su fronte planche, avevamo guardato praticamente tutti gli esercizi. Oggi andiamo a vedere qualche esercizio in particolare, ma i più importanti per progredire più in fretta per queste due skill, ok? Ok, allora, cominciamo ad entrare meglio nei dettagli. Quali sono, partiamo dal front lever, quali sono i migliori esercizi, facciamo le partite anche dall'attack, quali sono i migliori esercizi per migliorare il più velocemente possibile e arrivare a fare già l'attack advance, per esempio, ok? Mettiamo caso, vediamo chi quanti con la squadra. Mi si presenta il caso di un ragazzo che ha il front lever in tuck, ok? Quando va in posizione, lui fa questo. Quindi culo basso, non riesce a portarmi le ginocchia al petto e non mi attiva il dorsale. Praticamente sta come se fosse, tra virgolette, una planche, perché non fa la classica posa, io la chiamo posa da bodybuilding, per l'attivazione del dorsale. Che appunto, se vi guardate allo specchio, quando fate una posa da bodybuilding, voi fate questo movimento e andate ad attivare esattamente i dorsali. Il front lever è molto specifico da persona a persona in base anche alla vostra postura. Quindi, se uno sta, è abituato a stare tanto con le spalle avanti, ok? Facciamo un esempio di Gaggi, ok? Che lui quando cammina sta sempre così, ok? La sua attivazione magari nel dorsale, in front lever, potrebbe essere questa. Difatti lui quando fa il front lever ha un po', tende ad avere una curva un po' sulle spalle, un po' più accentuata rispetto alla mia. Chi magari è stra aperto di spalle, la sua attivazione potrebbe essere questa. Quindi lui dice, magari viene a dire, Ale, guarda, io ho la schiena piatta, perché? Perché quella è la sua attivazione, lui attiva il dorsale in base a quella postura. Quindi provate anche voi a fare questa attivazione e vediamo posturalmente come siete messi. Se partiamo dalla DAC, attivazione importante, perché se impariamo a farla nella variante più facile, poi ce la portiamo avanti la stessa attivazione per tutte le altre propedeutiche. Quando dovete partire, prima roba, braccia completamente tese, quello è il focus principale, non ci deve mai essere depth. Se bendate il front lever, vi faccio un altro esempio, avete il front lever in tuck advance, avete 15 secondi e volete cominciare ad approcciarvi al one leg. Il one leg non l'avete mai provato, quando andate in one leg fate questo, ok? Voi state andando a compensare con il bicipite un'attivazione che non avete mai fatto, una propedeutica che non avete mai fatto. Questo perché? Perché avete paura magari a stendere bene le braccia per attivare il dorsale. Però quella paura ve la dovete dimenticare, perché la bent nel front lever non ci deve essere, i bicipiti non devono lavorare, braccia completamente tese. Andiamo a vedere i tre esercizi principali a braccia tese per poter migliorare più in fretta da front lever tuck a front lever tuck advance. Sono raise completi, mezzi raise e un misto tra braccia tese e braccia piegate che sono gli ice cream maker, ok? Perché la lavagna? Perché adesso, mentre poi andremo a vedere gli esercizi e vi spiego come più o meno organizzarvi durante la settimana, andiamo a formare una possibile scheda. Quindi, facciamo sui tre giorni la settimana, quindi raise completi, mezzi raise e ice cream maker li andiamo ad allenare tre volte a settimana, ok? Quindi facciamo tipo lunedì, mercoledì e venerdì. Cominciamo a buttarci dentro i primi esercizi di tirata, quindi il lunedì facciamo i raise, il mercoledì facciamo i mezzi raise e lasciamola qua, sì. E questa piano piano la componiamo. Andiamo adesso a spezzare, quindi andiamo a fare la spinta, in modo tale che la nostra possibile scheda andrà a variare, non andremo a fare solamente lavori di tirata, quindi non andremo a fare una giornata dove continuiamo a fare front lever, noi dobbiamo creare un allenamento che sia di 4-5 esercizi ma che sia funzionale. Quindi andiamo a spezzare tirata spinta, adesso andiamo a vedere la spinta. Guardate lì la posizione delle mani. Cos'ha di diverso da quelle che avete fatto voi? Non ha ancora rispettato. Esatto, punto 1, secondo. Chi è che l'ha detto? Esatto. È leggermente più extra ruotato rispetto agli altri, quindi il pollice che sta avanti non è nient'altro che un aiuto, quindi un fermo per voi per non volare in avanti. Quindi tenendo il pollice in avanti riuscite anche a spingere, il vostro pollice diventa viola, riuscite anche a spingere col pollice verso il basso per controbilanciare il peso, quindi voi state spingendo in avanti, il pollice vi permette di non volare in avanti. Nel suo caso,
lasciando un attimo la supinazione che poi andiamo a vedere, non mettere il pollice in avanti fa praticamente spingere solamente col palmo. In questo caso più andate avanti e più magari vi si alza la parte dietro, ok? Quindi se voi non spingete bene con i palmi per terra, volate poi in avanti. In più lui ha messo un pelino di supinazione, quindi c'era questa supinazione, maggior quindi attivazione del bicipite, maggior difficoltà, perché il bicipite in questo caso viene ancora di più isolato rispetto a prima e quindi c'è ancora più difficoltà nell'andare in avanti. Quindi questo lo potremo inserire a lunedì dopo i rest completi. Ginocchia dentro le paralleline, vi faccio vedere la variante tuck, ma come prima ognuno poi utilizza il suo tipo di variante. Ginocchia dentro le paralleline, da questa posizione avete anche la fortuna di avere lo specchio, ci sbilanciamo in avanti, alziamo, blocchiamo un secondino e torniamo giù. Questo lavoro controllato vi permette di andare subito a fare l'attivazione corretta e senza partire da qua e a lanciarvi che magari vi si abbassa il culo, da qua dovete per forza di cose spingere in giù con le spalle, tenerle lontane dall'orecchio, attivare i dorsali e come nella planche lean avere uno slittamento in avanti, perché senza sbilanciamento la vostra parte dietro non si alza. Come capire quanto farne? In base al massimale. Quindi avete 10 secondi di planche tuck, ok? Riuscite a farne 4, 5, stesso discorso dei rest completi. Quindi come vi ho detto, quindi, ad esempio, 10 secondi di straddle andrò a fare 10 5 secondi alzate. Di straddle andrei a fare 5 alzate, che però attenzione, nella straddle è differente, perché qua parliamo di una propedeutica più semplice. Nel caso straddle dipende come vuoi fare le alzate. Quindi un minuto è sempre il top per tutti gli esercizi. Quando arrivate ad avere un po' di difficoltà, 30 secondi in più, siete in sovrallenamento perché magari siete al terzo mese di scheda, potete fare anche 2 minuti. Partiamo dal livello più facile. El sit, planche tuck. El sit, planche tuck. Questo è buono per cominciare a capire anche la linea, che magari a terra a livello controllato non riuscite a farla. Facendola così utilizzate un pelino di sbilanciamento, un pochino di oscillazione e riuscite ad arrivare bene in linea, ok? Allora, prova a stringere un po' le paralleline, che mi sembrano un po' larghe, ok? Gomma bene sulle spalle, spingile ben giù, alza bene, braccia tese. Ci siamo quasi, eh? Secondo me con un elastico un pelo più pesante, tipo questo, lo fai. Partiamo da isometria, da qua, braccia completamente tese. Più scendiamo controllato, meglio è per noi, ok? Se usiamo queste, possiamo essere in grado di scendere fino a giù con le ginocchia, quindi molto più ampio il rombo per scendere. Vi fa migliorare anche, tra virgolette, nel punto più critico, dove si fa solitamente fatica. Per chi magari ha un solo push-up, ok? Potrebbe essere che alle prime serie, se sono 6 serie, magari le prime 2-3 serie fa un push-up. Le ultime 3 serie non gli viene più perché si accorge dai video, mi raccomando raga, i video sono importantissimi. Se lavorate in coppia, quindi siete 2 amici che si allenano, ok? Darvi un occhio l'uno con l'altro è importante. Se siete da soli, piazzate il video, non guardate lo specchio, lo sconsiglio sempre, non guardatelo perché questo è bastardo. Ogni volta girarsi per guardare lo specchio vi fa perdere concentrazione sull'esercizio, cioè l'esecuzione vi esce malissimo, ok? Quindi piuttosto video, vi focalizzate voi sull'esercizio che state facendo, riguardate il video, avete il culo basso, il video dopo deve essere perfetto, sapete che dovete alzare il culo. Quindi magari le prime 2 o 3 serie le fate col push up, le ultime 3 serie fate la negativa perché vi siete accorti che cominciate a perdere un po' il bacino, per esempio, ok? Aggiuntivo a questi, che è una propedeutica anche per i push up, molto utile, che potrete servire a te, che sicuramente lo sai fare, la bent arm. La bent arm è molto sottovalutata come propedeutica nella planche perché dicono che cazzo non mi serve a niente. Tanta gente magari quando gli chiede di farmi un massimale in bent arm, si mettono giù a terra, fanno questo e loro pensano di averla già fatta. Non è così. Quando tu devi fare la bent arm, focalizzati tanto sulla gomma, perché tanto tu la full planche la sai fare, ok? La linea la sai fare. Impara a mantenere più protrazione, quindi ti metti in questa posizione, gomma sulle spalle, ti sbilanci il giusto avanti, spalle a 90 gradi, ti sbilanci fino a che non vai in linea. Se mantieni questa gomma, tu c'hai margini di miglioramento allucinanti. Prova. Perfetto, piega leggermente le braccia, piega sulle gambe, non è facile,
Non è facile. Così cambia un sacco. Allenato. Abbraccia tesi. Mettiti in plancia, perfetto. Tieni il bacino qua fermo, piega le braccia. Tieni il bacino fermo e alza i piedi. La linea cambia, cambia anche molto la sensazione che hai, sei tutto compatto. Invece alzandola come hai fatto te prima, tu prima pensi ad alzare il sedere e poi ad allungare le gambe, ok? Quindi ti viene sempre la linea, tu dici sì, la sto facendo, però non è perfetta. Poi, ritorniamo al nostro front lever. Quindi aggiungiamo un altro esercizio a lunedì, dopo la spinta, che in questo caso potrebbero essere magari il front lever pullato. Possiamo fare tre serie agli anelli, tre serie alle parallele. In questo caso siamo vincolati alle parallele perché abbiamo la presa netta e qua riusciamo a salire anche un po' più facilmente, ok? Proviamoli. Nel caso dei pull up, la false grip è la base per avere più margine di miglioramento e come diceva lui, presa stretta è molto più facile rispetto all'altra presa, quindi presa larghezza spalle piuttosto che presa più larga. Dicevamo, il lunedì quindi abbiamo fatto raise completi, abbiamo fatto alzate in planche, come terzo esercizio pull up in front. Esercizio e l'altro, io tengo sempre 3 minuti, non vado mai oltre i 3 minuti. Prima roba elastico, come mettere l'elastico? Fai passare dietro, mani dentro l'elastico, lo incastri dentro che è in questa maniera. Mano sopra, un pelo di false grip, che a differenza del front full non ci vuole, qua ci vuole, perché ti aiuta a tenere meglio il braccio in linea, ok? Da questa posizione puoi partire con l'altro braccio sopra, in modo tale che ti metti in questa posizione, ti storti un po' e tieni in questa posizione. Quando poi diventi forte, ti raddrizzi, ok? Prova.